Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della mia serie Terra Firmacraft. Allora, siamo sempre qui. Come vi dicevo nell'ultimo video, non so se vi ricordate, ma da questo video praticamente non vi farò più vedere tutto quello che faccio, ma vi farò vedere solo le cose più importanti, perché ci sono c'è tanto farm in questa mod, quindi non è il caso di farvi appunto vedere tutto. Allora, nel frattempo io, come potete vedere, sono andata a fare un po' di legna e ho preso qualche minerale. Adesso vi volevo far vedere due cose carine. Allora, la prima è come si fa una catasta di legna. Praticamente per fare una catasta di legna tengo premuto maiuscolo e clicco col tasto destro. Come vedete si viene a creare questo blocco di legno. Io ci clicco con un blocco di legno selezionato e, come potete vedere, me lo toglie dall'inventario e me lo va a depositare qua dentro. Ok, mi ha fatto un'altra catasta. Perfetto. Ok, ci posso cliccare anche dentro per vedere effettivamente quanti blocchi di legno ci può tenere. Allora, benissimo. Un'altra cosa che ho scoperto riguarda il raccogliere oro col paniere. Allora, ci mettiamo qua. Scaviamo un attimino. Ecco qua. Allora, praticamente ho scoperto che se vado a mettere la gravel subito sotto, e poi praticamente posso raccogliere direttamente l'oro. E come potete vedere già sto cominciando a raccogliere qualcosa. Questa è una tecnica molto più veloce, perché non devo tutte le volte prendere e scaricare, ma basta che clicco qua sopra e voilà. Quindi direi che abbiamo aumentato la nostra produttività. Allora, sono passati un paio di giorni, sono riuscita a raccogliere quasi 3 stack di copper nugget e dovremmo riuscirci a fare un bel po' di tool. Allora, per prima cosa li mettiamo dentro al nostro vessel e li andiamo ad appoggiare qua sotto, perché dobbiamo fonderli. La prossima cosa che facciamo sono le formine per gli altri tool. Allora, per prima cosa facciamo una picca. Eccola qua. Dopodiché facciamo un altro tipo di picca. Questo tipo di picca praticamente ci servirà, cioè la Clay Pro Pick ci servirà per trovare i minerali. Infatti non basterà scavare a cavolo per trovarli, ma dovremmo fare una sorta di triangolazione per capire dove sono, perché ovviamente sono molto più rari che nel gioco normale. Dopodiché facciamo una bella spada, così ci possiamo difendere dagli zombie malvagi. E l'ultima cosa che facciamo è la cosa che io veramente preferisco di questa mod, cioè il cesello. È veramente una cosa fantastica. Ora, non ve lo riesco a far vedere nell'immediato, perché mi sa che non basterà il materiale, il copper, però è veramente, veramente, veramente figa, ragazzi. Cioè, è veramente una cosa fantastica. Io la adoro. Andiamo a ricoprire tutto. Vediamo se mi ricordo come si fa, visto che è passato un po' di tempo. Ok. Eccola, ci manca un po' di legna e voilà, e dobbiamo dare fuoco al tutto. Ok, benissimo, a questo punto dobbiamo aspettare un po'. E un'altra cosa che vi voglio far vedere è la mia povera vita. Infatti io praticamente mi sto nutrendo solo di carne e, come vi dicevo, se io non ho una dieta equilibrata, come in questo caso, voi potete vedere la penultima riga, che è la mia health, cioè la mia vita. Io ho soltanto 330 punti vita. Pensate che quando ho iniziato ne avevo circa 700. E quindi niente, questo vi fa capire che non posso assolutamente restare qua e continuare a mangiare la stessa cosa. Comunque, direi che si sta facendo giorno. Anche se ho l'inventario pieno, tanto vale andare a fare un piccolo giretto qua nei dintorni per cercare qualcosa di diverso da mangiare. Aiuto! Aspetta, ho visto qualcosa di rosso. Sì, cibo! Cibo, fantastico! Cibo, cibo! Oh mio Dio! Ah, un'altra cosa, non potete praticamente staccare, vedete? Infatti qua ho trovato delle strawberry, ma non le posso mangiare. Adesso vi voglio far vedere come funziona quando le mangio.
Qua forse c'è qualcos'altro. No, niente, sono degli alberelli che ho piantato. Allora, praticamente adesso la mia vite è a 322. Cosa, nel frattempo è calata ancora. Quando io mangerò questa fragolina, vedrete che la mia vite schizzerà subito in alto. Ok, infatti, come vedete, è salita a 347. Se vado a vedere i miei bisogni, sono sempre bassi di frutta, quindi posso mangiare ancora. 350 e continuano a salire. Bene, bene. Il nostro falò si è spento e finalmente possiamo andare a recuperare i nostri oggetti. Allora, fantastico. C'ho l'inventario pieno, non posso fare altro che buttare la roba a cavolo per terra. E mamma mia ragazzi, che brutta cosa non avere ceste. Allora, ecco qua la nostra ceramic vessel. Adesso ci dice che c'è del copper liquido e copper, c'è del copper liquido. Quindi clicchiamoci sopra. Come potete vedere, qua sopra mi fa vedere le unità di copper che abbiamo raccolto. In questo caso sono 470. Cominciamo con la nostra sega, ce la mettiamo dentro. E come vedete le unità calano e nel frattempo si riempie il nostro stampino. Ok, adesso è pieno, passiamo alla prossima cosa. Direi facciamo le due picche, che sono le due cose più importanti. Una e due. E se poi ce la facciamo, ci facciamo anche la spada, vediamo. Speriamo che basti. Ok, fantastico, ci sono addirittura avanzate 70 unità di copper. Niente, queste le possiamo o lasciare direttamente qua dentro. In questo caso direi le lasciamo qua perché non abbiamo altre forme. O potremmo riempire una forma in maniera parziale. Quando una forma viene riempita in maniera parziale, possiamo successivamente continuare a riempirla. Invece se noi lasciassimo il copper qua dentro, dopo un po' di tempo non sarebbe più liquido, quindi dovremmo riscaldarlo, rifare il processo dall'inizio per poterlo riutilizzare. Quindi diciamo vi conviene sempre comunque riempire le vostre forme. A questo punto ci ricaviamo i nostri attrezzi, 2, 3 e 4, e andiamo ad appoggiare gli stick. Allora 1, 2, 3 e 4, fantastico ragazzi, cioè finalmente abbiamo la nostra copper saw. Allora, come fare adesso per fare finalmente la nostra crafting bench, le nostre cose? Semplicemente mettiamo qua i nostri log e la nostra sega e otteniamo questi plank. Successivamente possiamo prendere i plank e metterli in questo modo per creare i veri e propri blocchi. Ora, la prima cosa da fare a questo punto è quella di andare a creare una crafting bench. Come vedete io qui ho 4 slot dove posso craftare, ma gli altri sono bloccati, cioè non posso utilizzarli. Allora, praticamente come funziona? Creo una crafting bench, però non mi crea un vero e proprio oggetto, bensì mi amplia questi slot qua, in modo che io praticamente da questo momento potrò craftare in qualsiasi posto mi troverò. E quando muoio però, questi slot mi ritorneranno bloccati e dovrò di nuovo ricraftare una crafting bench per poter andare avanti e così via. Adesso creeremo la nostra casa. Però, visto che si sta facendo buio e che ho tanti attrezzi in inventario, allora cominciamo col creare un muro. Voilà. E metteremo, allora facciamo un pezzo di pavimento che sarà già poi il nostro futuro pavimento. E qui voglio mettere una scatola, una chest, perfetto. Ok, così cominciamo a buttarci un po' di roba che non utilizziamo, tipo la nostra zucca, tipo la pelle, fungo, eccetera eccetera. Ok, non riesco, come potete vedere, a depositare i miei attrezzi. Questa è una cosa voluta, perché per depositare gli attrezzi devo fare una tool rack. Allora, prendiamo ancora un po' di legna, vi faccio vedere come si fa. Allora, dobbiamo sempre fare, mi sembra, i nostri plank questa volta, se non sbaglio. Ok, ne metto 3 sopra e 3 sotto. Fantastico. E mi dà una tool rack. A questo punto, allora facciamo ancora un po' di... Ok, hickory planks. Tra l'altro mi piace anche molto questo colore, cioè è veramente bello questo,
questo legno, quindi direi che siamo stati anche fortunati in questo senso. Vi faccio vedere. Ok, mettiamo una bella torcia così riuscite anche a vedere qualcosa. Appoggio la mia tool rack qua sopra. Ok, e a questo punto posso andare ad appoggiarci i miei strumenti semplicemente cliccando col tasto destro. Quindi appoggiamo le due picche. Ecco qua. E direi ci appoggiamo anche la spindle. Fantastico. Ok, continuiamo. Direi la prossima cosa che facciamo è il letto. Quindi andiamo ad appoggiare tre blocchi in questo modo e tre wool cloth sopra. No, scherzavo. Proviamo con i plank. Ok, fantastico. Ecco qua il nostro bed. Finalmente possiamo... Ok. Non volevo piazzarlo così, ma va bene ugualmente. Che cosa facciamo a questo punto? Dormiamo per far tornare giorno. Però prima di dormire, visto che la mia vita calerà mentre dormo, voglio assicurarmi di avere un po' di vita in modo da non cioppare. Allora, prendiamo un po' d'acqua. Vediamo. Ok, e finiamoci un po' di carne. Cioè ragazzi, guardate che meraviglia, già mi sento un pochino più a casa. E come vedete, ok, finalmente si è fatto giorno. C'è anche un altro modo per fare i nostri letti, cioè si possono fare con la pelle e in questo caso salveranno il nostro punto, ma non, diciamo, non faranno passare da notte a giorno. Bene, direi che la nostra casa la faremo in un altro episodio perché ci vuole un po' di tempo per farla. Per questo episodio direi che è tutto, togliamo ancora questi blocchi che sono sparsi ovunque. Ok, andiamo a depositarli nella nostra cassa. Fantastico. Non si butta via niente ragazzi, so che della dirt, ma in questa mod pack non si butta davvero via niente. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito. Arrivederci al prossimo episodio di Terra Firmacraft. Ciao ciao!